Giornata particolare oggi a Breganze, la spremitura della vendemmia 2011 della Vespaiola per produrre questo splendido vino che si chiama Torcolato. Purtroppo quello che è stato spremuto oggi in piazza Breganze pochi avranno l'occasione di assaggiarlo, però ci sarà tutta la produzione dei produttori della zona e ricordiamoci, questo vino non è soltanto un vino da meditazione, per gli abitanti è anche qualcosa di più. Fausto Maculan, il presidente della Strada del Torcolato e dei Vini DOC di Breganze. Oggi è una grande festa per il Vespaiolo e il Torcolato. Parliamone un attimo, che cos'è questo Torcolato e che cos'è per lei il Torcolato? Il Torcolato è il vino più buono, il vino più conosciuto, il vino più famoso della zona di Breganze. Già si conosceva nel 1700 e poi è stato rilanciato, tenuto sempre spazzolato, ben voluto, coccolato da tutti. È senz'altro il nostro vino bandiera, ma noi facciamo anche degli altri vini. Facciamo degli altri vini bianchi, come il Breganze Bianco, il Vespaiolo, lo Chardonnay, e poi facciamo degli altri vini rossi come il Cabernet e Merlot, pertanto non è da sottovalutare. E poi l'altra chicca che abbiamo è il Vespaiolo, vino stupendo per il baccalà e per gli asparagi. Giorgio Todeschini, enologo della cantina Todeschini, con una novità, la prima Vespaiola in metodo classico. Come le è venuta l'idea di questo vino e quali sono le caratteristiche che hanno permesso di avere questo prodotto eccezionale? Allora, noi abbiamo creduto fin da subito nelle potenzialità della Vespaiola. Infatti, dei nostri prodotti, che facciamo, sono 8 in totale, 4 derivano da uva Vespaiola. La scelta di fare metodo classico è derivata dal fatto che crediamo che l'uva Vespaiola sia veramente poliedrica e possa permettere un lungo affinamento sui lieviti e quindi acquisire determinati sentori che sono aiutati dall'acidità del Vespaiolo e quindi si possa ottenere un metodo classico veramente importante a livello nazionale ma anche a livello mondiale. Sono con Vittorio Santa Caterina, il presidente della cantina Bartolomeo di Breganze. Oggi è una bellissima giornata perché è la giornata della spremitura ufficiale del Torcolato della vendemmia 2011. Che cosa vuol dire per voi, per la cantina, per tutti voi questo Torcolato, questo vino splendido, non solo da meditazione, è qualcosa di più, vero? Sicuramente è un vino importante, è un vino che rappresenta un po' la nostra storia, è praticamente l'immagine del territorio e soprattutto per noi come cantina praticamente è, in modo particolare per quest'anno, è un po' il fiore all'occhiello, diciamo, della nostra produzione. Difatti quest'anno, con la menzione che abbiamo avuto da parte della guida dell'Espresso con 16 punti e mezzo su 20, cioè 4 bicchieri su 15, praticamente il riconoscimento ufficiale del lavoro fatto da tanti anni per ottenere questo risultato che per noi è molto importante.